Buongiorno amici, questa è la TV in diretta di Quotidiano Net. Siamo qui per parlare di calcio e in particolare del grande derby che ci attende domenica sera Milan-Inter. Momento particolarissimo del campionato e anche per le due società. Ne parliamo con il nostro direttore Xavier Iacobelli che è collegato con noi via telefono dalla redazione di Firenze. Buongiorno Xavier. Buongiorno Beppe, buongiorno ai nostri amici navigatori della redazione di Firenze di Quotidiano.net. E allora, due approcci molto differenti per questo derby: l'Inter al comando con l'effetto Mourinho che sta gonfiando le vele, 10 punti, il Milan ne ha 6, però è uscito brillantemente da una crisi che sembrava annunciata con 3 vittorie di fila in Coppa con lo Zurigo, poi con la Lazio e quindi con la Regina. Vogliamo misurare intanto la temperatura emotiva delle due squadre, Xavier? Ma io direi che mai come in questo momento questo derby ci può dire quale sia l'effettivo valore delle forze in campo. Da un lato c'è un Inter che è galvanizzata da questa brillante partenza sia in campionato sia in Champions League, dall'altro c'è un Milan, come dicevi tu, in netto recupero, che sfrutta l'effetto Pato e nonostante il ritardo di condizione di Ronaldinho si prepara a varare questa formula tutta brasiliana, fermo restando il fatto che a mio avviso il grande assente di questo derby purtroppo per il Milan risponde al nome di Marco Boriello, perché l'ex attaccante del Genoa aveva dimostrato, sino all'infortunio di Reggio Calabria, di essere l'uomo in grado di risolvere i problemi offensivi dei rossoneri. E anche perché proprio dal punto di vista strategico era una dimensione totalmente diversa con Boriello, un vero ariete. Adesso con ogni probabilità dovrebbero giocare Pato e Kakà con Ronaldinho alle loro spalle, quindi un Milan decisamente diverso. Sì, queste sono le ultime indicazioni che arrivano da Milanello e credo che a questo punto sarà interessante verificare se il Milan sarà riuscito a superare quelle difficoltà di manovra d'attacco che proprio l'innesto di Boriello avevano consentito di cancellare, di eliminare. D'altra parte Ancelotti non a caso aveva richiesto quest'estate un bomber di peso alla società, prima De Bayor, poi Mauri, poi Gomes, e la decisione di riportare Boriello a casa era stata salutata con soddisfazione dall'allenatore. Il problema è che questo infortunio vieta all'ex genoano di giocare la partita alla quale teneva maggiormente e quindi sarà molto interessante verificare che cosa si inventerà Ancelotti, e dall'altra parte dovrà fare i conti con Mourinho, che è un maestro di tattica in questi casi. Ecco, è molto interessante anche proprio la differenza di personalità tra i due allenatori. Ancelotti è l'allenatore fatto in casa, quello che lega con i giocatori, quello che è un po' l'amico, il confidente. Mourinho è su un altro piano, o si mette su un altro piano, quello del super, come si autodefinisce. Come andrà questo confronto? Certamente Mourinho ha portato una ventata di grande novità, a parte che è un benemerito della nostra categoria, perché ogni volta che apre bocca offre spunto di discussione, di confronto. Anche quando tace, come è accaduto. Anche quando tace, perché d'altra parte se concede il palcoscenico a Baresi viene criticato perché dovrebbe parlare. Abbiamo ancora nelle orecchie la reprimenda di Beretta, allenatore del Lecce, che si sarebbe voluto confrontare con il collega interista dopo la partita di mercoledì, invece questo non è stato possibile. Se parla Mourinho viene accusato di parlare troppo. La verità è una sola, che stiamo parlando di un grande comunicatore, di un personaggio mediatico a 360 gradi, oltre ad essere un eccellente allenatore. Ha vinto 13 dei 26 trofei per i quali è sceso in lizza con le sue diverse società, dal Porto al Chelsea, alla stessa Inter. La Supercoppa di Lega è l'ultimo che ha conquistato in ordine cronologico, ed è un signore che evidentemente ha capito benissimo e in fretta come funzionano le cose nel calcio italiano e non perde l'occasione per far parlare di sé. Ma gli altri secondo me sono molto spesso afflitti da invidia o da gelosia. Ecco, per concludere Xavier, abbiamo parlato della strategia del Milan, quella dell'Inter è più lineare o comunque più prevedibile, almeno in partenza potrebbero giocare davanti Ibrahimovic e Adriano, ma c'è anche l'incognita Cruz, che si è subito proposto come subentrante andando a rete con la sua regolarità. Cruz, che compirà 34 anni in ottobre, è una pedina fondamentale per Mourinho come l'era stato per Mancini. I gol che ha segnato con la maglia dell'Inter in campionato e quelli che ha segnato nelle coppe, e soprattutto la sua capacità di essere decisivo. Gli sono bastati soltanto 7 minuti mercoledì sera per segnare la rete della vittoria su Lecce. Credo, allo stato attuale, poi saranno gli ultimi allenamenti e le scelte di Mourinho da qui a domenica sera a dirci se questa impressione verrà confermata, che il tecnico portoghese possa ripartire da Ibrahimovic Adriano. Però sapere di avere a disposizione uno come Cruz certamente conforta molto Mourinho. Per te dunque Inter favorita?
Assolutamente sì, Flaiano diceva che i pronostici non li sbaglia soltanto chi non li fa. Per me l'Inter in questo momento è favorita, dopodiché spetterà al Milan a dimostrare che ci siamo sbagliati. Molto bene, grazie al nostro direttore Xavier Iacobelli, arrivederci Xavier. E grazie a voi e buon pomeriggio dalla redazione di Quotidiano.net di Firenze. Ai prossimi appuntamenti con il calcio.